Un pane a marchio etico prodotto dagli ospiti della struttura psichiatrica Campo del Vescovo di Rocchettavara, fatto con farine di antichi grani locali. Un percorso di inserimento lavorativo e di realizzazione personale verso un recupero dell'autonomia che prevede anche la coltivazione del grano, la macinatura al mulino e poi la produzione dei pani. Si chiama Le Radici della Solidarietà ed è un progetto che fa parte di tre percorsi premiati dal Bando di Agricoltura Sociale della Regione Liguria che hanno ricevuto complessivamente un finanziamento di oltre 400.000 euro. Sono progetti che mirano all'autonomia modulati in maniera personalizzata sulla base del bisogno, perché partiamo da progetti che permetteranno alle persone di assumere un ruolo lavorativo in ambito di socializzazione fino ad arrivare ad un vero e proprio inserimento nel mondo del lavoro che permetterà poi alle persone di avere una validazione delle competenze certificata da Alfa Regione Liguria. L'iniziativa presentata a Sarzana, presenti anche i sindaci Ponzanelli e Peracchini, coinvolge i tre distretti sociosanitari della ASL 5, ciascuno con un progetto che viene portato avanti con associazioni di categoria e i comuni capofila della Spezia, di Sarzana e di Bolano. Formeremo delle persone sia nelle aziende come tutor, sia nelle nostre realtà sociosanitarie, capaci di accompagnare le persone fragili, disabili piuttosto che della salute mentale o persone che fanno fatica oggi socialmente a trovare un lavoro. ASL 5 si è proposta così di sostenere le reti dei comuni e delle aziende agricole, raccogliendo l'invito del compianto Renato Oldoini e di Alessandro Ferrante, delle associazioni delle famiglie dei ragazzi affetti da autismo o con disturbi mentali, coinvolgendo anche aziende agricole, enti di formazione e soggetti del terzo settore. I tre progetti dureranno 2 anni e coinvolgeranno in tutto oltre 70 tra pazienti in carico alla salute mentale, in condizioni di disabilità o di marginalità sociale, con l'obiettivo di aumentare il benessere delle persone fragili attraverso l'attività nelle aziende agricole. Diciamo che il compito fondamentale di un'azienda sanitaria è anche naturalmente dei servizi sociali dei comuni. Progetto che coinvolgerà 72 persone tra fragilità sociale, disabilità e salute mentale.